Allora, una volta individuato il fornitore e quindi firmato il contratto, stipulato il contratto, nel contratto viene anche specificato la modalità di conduzione del progetto, cioè del progetto. E può essere di tre tipi: responsabilità condivisa, chiavi in mano e body rental. Allora, che cosa significa chiavi in mano? Vabbè, chiavi in mano è abbastanza intuitivo. È quando il cliente, diciamo, demanda completamente lo sviluppo del progetto software al fornitore. Tipicamente questi casi, cioè, diciamo, questa modalità viene utilizzata in quei casi in cui il progetto è particolarmente semplice, probabilmente molto simile a qualche progetto già realizzato, per cui il cliente, diciamo, abbastanza confidente sullo sviluppo e sul risultato, sul buon esito del risultato del prodotto software. E quindi, diciamo, interviene solamente nelle fasi finali, quando appunto il prodotto viene rilasciato appunto dal fornitore al cliente. La modalità invece a responsabilità condivisa è quella che tipicamente viene utilizzata maggiormente nei contesti, delle imprese, ed è appunto, diciamo, una responsabilità condivisa da parte del cliente e del fornitore, nel senso che il cliente tipicamente si occupa della parte gestionale del progetto e quindi per quanto riguarda il controllo soprattutto dei tempi, dei costi, l'analisi dei rischi del progetto stesso, e mentre viene demandata al fornitore tipicamente la parte realizzativa. In ultimo, la modalità body rental diciamo, quando il cliente ha tipicamente la responsabilità totale della realizzazione del progetto e si rivolge al fornitore solamente, diciamo, per un aiuto per quanto riguarda le risorse da utilizzare sul progetto, che possono essere risorse umane, risorse tecnologiche, quindi tipicamente si rivolge al fornitore per avere quindi personale a sostegno, a supporto dello sviluppo del prodotto software. Passiamo poi alla fase di sviluppo. La fase di sviluppo del processo di produzione del software riguarda evidentemente poi la parte proprio di realizzazione del prodotto e quindi in questo caso appunto l'implementazione delle diverse componenti software, quindi dei diversi programmi che costituiranno il prodotto software. Dopodiché questi programmi verranno installati, verrà fatta l'installazione in ambiente di esercizio, ci saranno dei collaudi in ambiente di esercizio e quindi dei test di verifica con dei dati anche di esercizio. Superata questa fase, quindi se è tutto ok, c'è l'avviamento operativo, quindi lo startup del prodotto software. Alla fase di sviluppo segue poi la fase di manutenzione, che è la fase che poi tipicamente durerà per tutta la vita del prodotto software ed è anche la fase quella che costa di più del prodotto software. Qui abbiamo evidenziato diciamo, diversi modelli di diciamo, modi di manutenere il prodotto software che sono così ricapitolati come manutenzione correttiva, adattativa, perfettiva e preventiva. Manutenzione correttiva evidentemente si ha quando una volta rilasciato il prodotto software è quasi inevitabile che vengano fuori degli errori e quindi questi errori devono essere corretti. Quindi diciamo errori dovuti al fatto che il prodotto non rispetta i requisiti iniziali, i requisiti software che erano stati analizzati in prima battuta. Alla fase correttiva poi segue la parte adattativa perché a volte può anche capitare che i requisiti possono essere stati modificati in corso d'opera e quindi è necessario quindi effettuare degli adattamenti ai nuovi requisiti che vengono che si presentano in un secondo momento.
La fase 3, la manutenzione perfettiva, è quella che tipicamente viene fatta, diciamo, in seconda battuta, perché il codice tipicamente viene sempre realizzato in tempi molto ristretti, per cui molte volte non si presta molta attenzione diciamo, alle performance del prodotto software. E la manutenzione perfettiva serve proprio a questo, cioè si cerca di migliorare i tempi di risposta del software e eventualmente anche a ridurre lo spazio di occupazione in memoria. La fase preventiva è, diciamo, la manutenzione preventiva è quella che in genere si fa per agevolare eventuali operazioni di debugging. Anche qui bisognerebbe quindi nella fase di produzione del software commentare opportunamente le linee di codice, appunto se non è stato fatto, quindi documentare opportunamente il codice, quindi inserendo dei commenti, indentando il codice, facendo sì che il codice sia leggibile da chiunque. Questo perché non sempre chi realizza il codice è colui che poi ne farà anche la manutenzione, quindi diciamo, è buona norma, ecco, anche documentare in maniera opportuna il codice. Allora, ragazzi, diciamo, termina qui questo nostro primo incontro.